Nessuno di noi è un'isola, un io autonomo e indipendente dagli altri. Possiamo costruire il futuro solo insieme, senza escludere nessuno. Come sarebbe bello se alla crescita delle innovazioni scientifiche e tecnologiche corrispondesse anche una sempre maggiore equità e inclusione sociale. It is our diversity that makes us stronger, and by working together we can do things much greater than we could do as individuals. Come sarebbe bello se, mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano attorno. Solo l'educazione alla fraternità, a una solidarietà concreta, può superare la cultura dello scarto, che non riguarda solo il cibo e i beni, ma prima di tutto le persone. Permettetemi di dirlo chiaramente: quanto più sei potente, quanto più le tue azioni hanno un impatto sulla gente, tanto più sei chiamato a essere umile, perché altrimenti il potere ti rovina e tu rovinerai gli altri. Debolezza la tenerezza, è fortezza. La tenerezza è usare gli occhi per vedere l'altro, usare le orecchie per sentire l'altro, per ascoltare il grido dei piccoli, dei poveri, di chi teme il futuro. Ascoltare anche il grido silenzioso della nostra casa comune, della terra contaminata e malata. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Nella notte dei conflitti che stiamo attraversando, ognuno di noi può essere una candela accesa che ricorda che la luce prevale sulle tenebre, non il contrario. Per noi cristiani il futuro ha un nome, e questo nome è speranza. La speranza è la virtù di un cuore che non si chiude nel buio, non si ferma al passato, non vivacchia nel presente, ma sa vedere il domani.